Inizia Oroscopando come ogni settimana e vi annuncio appunto che da questa mattina lo trovate su www.spettacolandotv.it e poi da questa sera su Teletibur, canale 119 del Digitale Terrestre alle ore 23:30, quindi da lunedì alla domenica in replica. E poi come ogni settimana Radio Cusano Campus, il lunedì alle 7:25, ovviamente nella trasmissione Un giorno da ascoltare di Miss Urbano e Arianna Caramanti, dove io ho un piccolo spazio dove vi racconto con chi andrete d'accordo durante la settimana e poi ovviamente tutto oroscopando, il vostro oroscopo preferito, almeno spero che lo sia, e iniziamo subito appunto a raccontarlo questo oroscopo di questa settimana dal 12 al 18 aprile, cominciando con un segno come quello dell'Ariete, che è il segno di forza, di fuoco soprattutto, il primo segno dello zodiaco. Quindi è un segno forte, guerriero, e quindi come tutti i segni guerrieri inizia bene questa settimana perché sarà entusiasta in questa settimana di tutto quello che gli succede, avrà voglia di progetti ambiziosi che gli faranno assumere posizioni di comando. In amore ci sarà qualche contrasto, è colpa del vostro carattere troppo assolutista per essere compreso. Siate più amorevoli con la vostra metà, ha bisogno di dolcezza e non del vostro amaro contrasto. La parola d'ordine è comprensivi. Toro, segno di terra, il lavoro non vi convince, non raggiungete gli obiettivi prefissati. Avete ostacoli per ogni dove, colpa della settimana che non è a vostro favore. Dovete pazientare per un po', almeno fino al 19 aprile, quando si aprirà per voi una pagina diversa ed esaltante. In amore siate cauti, dato il momento, non provocate una guerra inutile. 3S, parola d'ordine è be quiet. Gemelli, segno d'aria, avete bisogno di leggerezza, il momento è propizio per fare shopping e occuparvi della vostra forma fisica che necessita di un restyling. Inoltre coinvolgerete anche il vostro partner in questo cambiamento e vi occuperete di come abbellire al meglio la casa, trasformando quello che non vi ha mai convinto. Amore sex. 5S, parola d'ordine è rivoluzionari. Cancro, segno d'acqua, siete molto pigri e questo non vi aiuterà nel rapporto con il vostro partner. A volte il fatto di essere troppo stanchi e demotivati potrebbe portare la vostra metà ad abbandonarvi al vostro destino. Datevi una mossa e non date tutto per scontato. La vita può riservare sempre delle belle sorprese. Basta crederci. Domenica, un miglioramento in coppia. 4S, parola d'ordine è la bella addormentata. Leone, segno di fuoco, siate poliedrici, la primavera vi porta buone nuove e siete orientati a fare della vostra vita il centro dell'universo. Della vostra frenesia di fare si avvarrà la professione, finalmente pronti per concedervi a qualcosa di nuovo e di promettente. L'amore può attendere se non soddisfa i tuoi standard. È sempre valido il motto di chi fa da sé, fa per tre. 5S, parola d'ordine, infallibili. Vergine, segno di terra, sarete orientati verso le faccende pratiche perché vi portano tanti soldi. Il lavoro infatti è la priorità di questo periodo e voi non ve lo fate dire due volte, pronti a sacrificarvi per il bene individuale. Dovete però stare attenti agli ostacoli che sono sempre sulla vostra strada e non vi lasciano tregua, ma voi siete dei combattenti nati e riuscirete a farla franca. In amore non siate petulanti, concedete e concedetevi. 4S, parola d'ordine è pronti a tutto. Bilancia, segno d'aria, l'amore è flop, la vostra coppia traballa da tempo e forse dovrete mettere fine ad un rapporto che fa acqua da tutte le parti. Sarete sconfortati per la situazione sentimentale, ma pensate che niente è per sempre e alla lunga quello che avete interrotto vi aprirà situazioni più entusiasmanti. 4S, parola d'ordine è forza e coraggio. Scorpione, segno d'acqua, sarà una settimana interessante. Ritornerete a pensare ad agire come una volta e le vostre idee saranno vincenti. Inoltre, in amore avrete la meglio sul vostro partner che non saprà dirvi di no alle vostre richieste, anche sessuali, che hanno ripreso a far parte della vostra esistenza attivamente. 5S, parola d'ordine irresistibili. Sagittario, segno di fuoco, il lavoro è al top.
anche se in qualche giorno della settimana avrete dei grattacapi da risolvere, ma li risolverete con acutezza mentale e spirito indomito. In amore sarete un po' prepotenti, ma c'è chi ve lo farà fare preso dal vostro modo di approcciare sessualmente. 5S, parola d'ordine è la forza del destino. Capricorno, segno di terra, siete in bilico perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e voi siete in piena burrasca. Siete destabilizzati sia nel lavoro che nella professione, avreste bisogno di stravolgere la vostra vita, ma non ne siete capaci. Avete paura di rimanere da soli e senza difese. Il cambiamento è richiesto, ma aspettate la prossima settimana per attuarlo. Siete troppo deboli per farcela solo con le vostre forze. 3S, parola d'ordine. Demoralizzati. Acquario, segno d'aria, siete gratificati da un lavoro che vi piace, anche se impegnativo. Comunque sia, la professione vi dà risultati soddisfacenti e questo fa bene alla vostra autostima. In amore sarete più dolci che mai con chi avete al fianco da tempo e potreste anche concedere qualcosa di troppo, trascinati dal vostro entusiasmo. 5S, parola d'ordine, happy. Pesci, segno d'acqua, sarete amorevoli, ma solo per tornare corto personale. Potreste essere così anche in amore, prendere in giro la vostra metà sui vostri reali sentimenti. Cercate di non esagerare, potrebbe rivolgersi tutto contro. I tatticismi vanno bene fino ad un certo punto per voi. 3S, parola d'ordine è falsi romantici. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che va dal 12 al 18 aprile, quindi da questa mattina lo troverete su www.spettacolandotv.it e da questa sera su Teletibur, canale 119 del digitale terrestre, dal lunedì quindi al venerdì alle ore 23:30 e in streaming anche su www.teletibur.it. Inoltre vi ricordo l'appuntamento con Radio Cusano lunedì, ogni lunedì alle 7:25 e poi vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Facebook e su Instagram. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona settimana, soprattutto al bacio, per quei segni a cui va meglio, ovviamente. Da Paola Aspri. Ciao! Thank you.